Non succede niente. Ma allora. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. A Deo qui rettificati, o mentre tutte mea. Iudica me Deus e discerne causa meam de gente non santa. Abomine iniquo e doloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mere puristi et quare Christi sincero dum affligit me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt, ed adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, a Deum qui rectificat iuventutem meam. Confitemur tibi in citara Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo quoniam manu confitemur illi. Salutare vultus mei e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui rectificat iuventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Confite or Deo onnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, Santis Apostolis Petro e Paolo, omnibus santis et vobis fratres, quia peccati minis coditazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Battistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confite o te omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, Santis Apostolis Petro et Paolo, omnibus santis, et tibi Pater, via peccami nimis cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioanne Battistam, Santos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam assolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Da pacem Domine sustinentibus te, ut profete tui fideles inveniantur, exaudi preces servi tui et plebis tue Israel. Letatus sum inisque dicta sunt mihi, in domum Domini ibimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine sustinentibus te, ut profete tui fideles inveniantur, exaudi preces servi tui et plebis tue Israel.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dirigat corda nostra quaesumus Domine, tue miserationis operatio, quia tibi sine te placere non possumus, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Beatorum martyrum Cipriani et Justine nos Domine, foveant continuata presidia, quia non desinis propitius intueri, quos talibus auxilis concesseris adiuvari. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei, quae data est vobis in Christo Iesu, quod in omnibus divites facti estis in illo, in omni verbo et in omni scientia, sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis, ita ut nil vobis desit in nulla gratia, expectantibus revelationem Domini nostri Iesu Christi, qui et confirmabit vos usque infinem sine crimine, in die adventus Domini nostri Iesu Christi. Deo gratias. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti in tutto, in ogni parola e in ogni conoscenza. La testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente che nessuna grazia più vi manca. E voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, il quale vi confermerà sino alla fine, irreprensibili nel giorno della venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Deo gratias. Vetatus sum inisque dicta sunt mi, in domum Domini ibimus, fiat pax in virtute tua et abundantia in turibus tuis. Alleluia, alleluia. Timebum gentes nomen tuum Domine, et omnes reges terre gloriam tuam. Alleluia. Dominus vobiscum. Et con spirito tuo. Sequientia Santi Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. In illo tempore ascendens Iesus in naviculam trasfretavit, et venit in civitatem suam, et ecce offerebant ei paraliticum iacentem in letto, et videns Iesus fidem illorum, dixit paralitico, confide fili, remittuntur tibi peccata tua. Et ecce quidam describis dixerunt intra se, hic blasfemat, et cum vidisset Iesus cogitationes eorum dixit, ut quid cogitatis mala in cordibus vestris, quid est facilius dicere, dimittuntur tibi peccata tua, an dicere, surge et ambula. Ut autem sciatis, quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, tunca ait paralitico, surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam. E surrexit et habit in domum suam. Videntens autem turbe timuerunt,
et glorificaverunt Deum, quid edit potestatem talem hominibus. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito su una barca, Gesù riattraversò il lago e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Allora alcuni scribi cominciarono a pensare: «Costui bestemmia». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate malignità nel vostro cuore? Che cosa dunque è più facile, dire ti sono rimessi i peccati o dire alzati e cammina? Ora perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati, alzati», disse allora al paralitico, «prendi il tuo letto e vai a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. La folla, visto ciò, fu presa da timore e rese gloria a Dio che aveva dato tale potere agli uomini. Laus tibi Christe. Carissimi fedeli, sia lodato Gesù Cristo. Visto che la diretta sembra che funzioni, vi offro anche alcune riflessioni su queste letture, che sono, come avete sentito, le stesse di domenica scorsa, per chi ha seguito la messa in diretta da Trento, avrete senz'altro riconosciuto lo stesso Vangelo, quello del paralitico, che viene presentato a Gesù. Ecco, allora diciamo innanzitutto che in questo Vangelo il Signore ci sorprende, perché anziché dire subito alzati e cammina, dice un'altra frase, dice ti sono rimessi i tuoi peccati. In questo modo il Signore ci fa capire che la radice di tutti i mali è proprio il peccato e che Lui è venuto soprattutto per rimettere i nostri peccati. Questo Vangelo ci insegna anche che prima di chiedere delle grazie al Signore, delle grazie materiali, come ad esempio la guarigione per sé o per altre persone, per i nostri fratelli, è necessario dimostrare a Gesù di essere disposti al pentimento e alla conversione. Questa è la prima cosa, perché significa riconoscere quello che Lui è, il Salvatore del mondo. Ieri ho avuto il piacere di ricevere da parte di molte persone gli auguri per il 36esimo anniversario della mia ordinazione sacerdotale. Chi l'ha saputo mi ha fatto gli auguri, eravate in tanti e vi ringrazio. Colgo l'occasione per dire che uno dei compiti fondamentali del sacerdote è proprio quello di amministrare il sacramento del perdono. Purtroppo, al giorno d'oggi, sono pochi quei sacerdoti che si dedicano a questo ministero e lo fanno, diciamo, con attenzione e anche riconoscendo la grandezza, l'importanza che ha questo ministero. D'altra parte ci sono tanti fedeli che, nonostante si dicano cattolici, hanno eliminato dalla loro vita di fede proprio questo sacramento. Quindi come è possibile essere graditi a nostro Signore se anche non viviamo nel sincero pentimento, se anche non accusiamo tutti i peccati gravi dinanzi a un ministro di Dio, un ministro mandato dal Signore, all'interno del sacramento della confessione? Vedete quanto è importante. In questi ultimi mesi abbiamo riscoperto la bellezza del rito antico della messa e vi siete accorti che
proprio la richiesta di perdono all'inizio ha una parte lunga e importante. È molto diverso il rito moderno, in poche battute si risolve l'atto penitenziale. Quindi riscopriamo questa importante dimensione della nostra vita spirituale. Essere disposti insieme a Gesù a un cammino di continua conversione, visto che Lui è buono e vuole in tutti i modi venirci incontro con la sua grazia. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sanctificavit Moses altare Domino, offerens super illud holocausta, et immolans victimas, fecit sacrificium vespertinum in odorem suavitatis Domino Deo, in conspectu filiorum Israel. Orate, fratres, ut meum vestrum sacrificium accettabile fiat a Deum Patre omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem corpore nostram totiusque ecclesiae sue sante. Amen.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremum potestates, Celi celorunque virtutes, ad beata Serafim, socia exultatione concelebrant. Cunquibus et nostras voces ut admitti iubeas te precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
habis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Se libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Dona nobis pace.